ragazzi, qui Marchettino e oggi trascorreremo una giornata da sogno con lei, la Lamborghini Aventador Ultime. Con questa macchina ci stiamo avvicinando verso la fine di un'era, i 12 cilindri stanno andando pian piano in via di estinzione. Quindi ragazzi, alzate il volume, oggi vi faccio godere. Giornata semplicemente sensazionale, in primis perché Lamborghini mi ha prestato per un weekend intero un Aventador, e secondo, con questa versione, la Ultime, ci avviciniamo verso la fine di un importante capitolo per Lamborghini. Infatti ragazzi, dopo ben 11 anni di produzione, sì, ho detto 11, Lamborghini ha deciso che è giunto il momento di cessare la produzione dell'Aventador. Ha voluto farlo in grande stile, celebrando questo modello con un'ultima edizione speciale. Infatti, se ci avviciniamo, possiamo leggere questa targhetta: di Roadster ne saranno prodotte solamente 250 e di coupé di 350. E come potete capire, da qui a qualche anno questa sarà una Lamborghini veramente ambitissima dai collezionisti. Eh sì ragazzi, ormai viviamo in un'epoca sempre più elettrificata, filtrata, e chi può non ci pensa due volte ad aggiungere alla collezione macchine con motore a 12 cilindri come appunto l'Aventador. Quello che vedete in foto è un giovanissimo Marchettino quasi fresco di patente al lancio globale della Lamborghini Aventador al Salone di Ginevra nel marzo 2011, e qui davanti troviamo la Ultime. Dopo 11 anni, guardate che linea l'Aventador, è freschissima. Lamborghini potrebbe continuare a produrla per tanti altri anni, che sarebbe una macchina attualissima, apprezzatissima e soprattutto con grandi volumi di vendita. E con Ultime Lamborghini vuole celebrare l'Aventador in diversi modi. Partiamo dal punto di vista stilistico, perché questa macchina vuole omaggiare l'Aventador andando a prendere diversi tratti stilistici che sono stati proposti nel corso degli anni. Guardiamo ad esempio il paraurti, che ricorda molto l'Aventador S. Stupenda anche questa mini gonna in carbonio, però il problema è che con questa gommatura esagerata tutti i sassolini vengono sparati proprio qui sopra. Quindi consiglio per gli acquisti: se avete una Ultime in ordine o l'avete già in garage, installate la pellicola PPF. Difficile passare inosservati con questa, anche perché guardate il posteriore, così minaccioso, ingombrante, sembra essere troppo grande per le nostre strade italiane. E guardate qui anche che spettacolo, questi due cannoni che non appena inizia a calare la luce del sole diventano due lanciafiamme. E ovviamente qui il carbonio non può mancare, è letteralmente ovunque, incluso anche la monoscocca della macchina. Inoltre guardate che radiatori giganti, che prese d'aria gigantesche. Questo è un motore che per lavorare nel migliore dei modi ha bisogno di tantissima aria. È una macchina che ti chiede di correre e di andare forte per funzionare nel migliore dei modi. Stiamo parlando dell'iconico 6500 V12, che ve lo dico a fare, rigorosamente aspirato, portato alla sua massima evoluzione per quanto riguarda i motori 12 cilindri di Lamborghini installati su vetture stradali. Stiamo parlando di ben 780 cavalli, 720 Nm di coppia e limitatore portato a 8750 giri. Sembra pornografia questo vano motore. Poi guardate qui, carbonio a non finire, guardate che bello anche il dettaglio delle sospensioni push rod. E penso di non aver mai avuto una macchina così dispendiosa per quanto riguarda i consumi. Io vi dico solamente che sto ottenendo una media di 3 km al litro. Voi direte, vabbè, ci correrai tutto il tempo. No ragazzi, che voi andiate piano o forte, questa macchina consuma. Punto. Veramente spaziale questa configurazione, un blu che sotto la luce del sole risalta veramente tantissimo, e in base ai raggi del sole cambia di tonalità, quindi in alcuni punti sembra una macchina con due tonalità di blu differenti. Guardatela da qui davanti, compresi gli specchi, questa macchina è larga 2 metri e 26. Esagerato in tutto per tutto, guardate che spettacolo questo monodado da 20 pollici con un colore che è un mix tra un bronzo e un oro, abbinato ad una gomma da 2,55, spalla da 30. È una macchina potente, quindi volete fare affidamento anche ad un impianto frenante potente. E qui troviamo dei carboceramica sull'anteriore con dischi da ben 400 mm, sul posteriore invece il monodado è un 21 pollici, il disco 380 mm, e guardate qui che gomma pazzesca.
3,55 con spalla da 25. Praticamente ogni volta che dovete fare il cambio gomme, il vostro gommista sarà piuttosto contento. È una macchina che mette felicità, in primis i benzinai, perché con questa i pit stop sono piuttosto frequenti. Poi i gommisti. Se c'è una cosa che adoro nel guidare l'Aventador è vedere la reazione dei bambini. Non apprezzo, spalancano la bocca come se avessero visto un'astronave. È un po' l'impatto visivo è quello. Ci sono poche macchine sul mercato che osano così tanto in termini di design come Lamborghini. E poi anche i comuni che devono far casa saranno piuttosto contenti, perché con 780 cavalli, stare sempre nei limiti non è proprio semplice. Passare inosservati con un Aventador è pressoché impossibile, anche se lo ordinate nella colorazione più sobria possibile, anche perché ogni volta che aprite le portiere, ragazzi, è un cinema. Tutti, e dico tutti, si gireranno a guardarla e dare occhiata al guidatore per domandarsi: ma chi sarà? Cioè dai ragazzi, guardatela così con le portiere alzate. Ma che spettacolo è? La torre di controllo ci ha dato permesso al decollo, quindi adesso ragazzi saliamo a bordo e vi mostro un po' gli interni dell'Aventador. Gli interni sono un mix tra l'Aventador S e l'SVJ, infatti guardate qui che combinazione di alcantara, pelle, carbonio, mi piace veramente tanto questa configurazione. I materiali sono veramente di ottima qualità, molto piacevoli al tatto. Qui davanti possiamo trovare il display digitale per vedere tutte le informazioni importanti dell'Aventador, display che cambia di grafica a seconda delle impostazioni che utilizziamo, partendo da strada, poi abbiamo sport, corsa e infine ego. Le varie impostazioni si selezionano qui e poi con la modalità Ego possiamo personalizzare i vari parametri singoli, come ad esempio il motore, il cambio, lo sterzo e gli ammortizzatori, anche se io personalmente amo guidare con già tutto settato su corsa. All'interno dell'Aventador hai l'idea di essere una macchina estremamente grande. Qui abbiamo il taglio del vetro che è estremamente basso, molto slanciato. Poi guardate qui il tunnel centrale, è larghissimo ragazzi. Qui ovviamente troviamo un altro po' di alcantara e carbonio che non fanno mai male. Molto belli anche questi sedili con la scritta Ultime ricamata proprio qui sul fianchetto. I tempi cambiano, Lamborghini non fa più macchine col cambio manuale da tantissimo tempo e qui sull'Aventador troviamo un cambio a frizione singola, molto particolare, a 7 rapporti. Come potete vedere le palette sono fisse al piantone e sono grandi, il che significa che si riescono ad afferrare molto facilmente. Con questo bottone non lanciamo missili, ma poco ci manca ragazzi, che spettacolo questa accensione in stile caccia militare. Adesso non ci resta che premere questo bottone e iniziare il nostro giretto. Che strada, che posto, guardate che paesaggio magnifico. Per tutti i curiosi mi trovo nell'entroterra marchigiano e oggi scaleremo il Monte Nerone con tutti i 780 cavalli dell'Aventador Ultime. Mi è trovata anche una bella giornata tranquilla, certo se ci fosse stato un po' più di sole sarebbe stato perfetto e ci saremmo goduti la Roadster nel migliore dei modi, però non escludo di andare a togliere il tettuccio nella seconda parte di video, perché ragazzi questo 12 cilindri merita di essere goduto e ascoltato nel migliore dei modi. Oh. Siamo partiti tranquilli, tra virgolette, perché stiamo guidando in modalità sport, che è, insomma, definiamolo il settaggio standard, il minimo sindacale per mettersi al volante dell'Aventador. Abbiamo anche strada, un'impostazione molto conservativa, tranquilla, adatta a un utilizzo urbano, semplicemente per viaggiare a velocità di crociera in autostrada. Molto difficile, ragazzi, perché con tutta questa cavalleria e con questa colonna sonora volete godervi il pieno potenziale dell'Aventador Ultime in qualsiasi istante, e a volte può risultare anche un po' complicato, in primis per le dimensioni, perché come vi ho detto è una macchina molto grande e ingombrante, e secondo le prestazioni, perché ragazzi qui stiamo parlando di numeri veramente da capogiro. 0 a 100 coperti in 2 secondi 8, 0 a 200 in 8 secondi e 7, e reggetevi forte, la velocità massima sfiora i 360 km orari. È una figata! Ogni dritto
appoggi sul pedale del gas, vorresti che fosse un po' più lungo per sparare un'altra marcia, sentirla sempre più vicina in zona limitatore. È una macchina che ti chiede grandi spazi aperti per sfruttare il suo potenziale. E qui, ragazzi, con la trazione integrale e le quattro ruote sterzanti, non solo abbiamo il massimo della trazione, ma in questi tratti di strada che sono un pochino stretti, percorrenza medio-bassa come velocità, quasi ti dimentichi delle dimensioni mastodontiche della Aventador. Risulta essere piuttosto agile, non lo diresti guardandola da fuori, perché è una macchina veramente enorme. Adesso, ragazzi, abbiamo già scaldato un pochino le gomme, anche i freni carboceramici. Esageriamo, mettiamo la modalità corsa e sfruttiamo il pieno potenziale di questa macchina. Questa figata di Lamborghini. Qui dietro il volante c'è un bottone che, premendolo, mi permette di tirare giù il vetro qui dietro, e sentite già che differenza di sound. Dentro il vano motore, questa colonna sonora è qualcosa di incredibile. Ragazzi, voi non potete capire il mio stato d'animo in questo momento. È incredibile, semplicemente incredibile. Il tiro di questo 12 cilindri è molto progressivo, ma veramente potente già da 2000 giri a salire. La differenza arriva a 7000 giri. Lì la musica cambia in tutti i sensi. In primis per la colonna sonora, si fa sempre più alta, coinvolgente, avvolgente, sentite. Dai 7000 giri fino alla zona rossa, il limitatore 8750 giri, cambia completamente la prospettiva, perché di colpo senti questo crescendo sempre più forte. Dai 7000 giri senti che stai sfruttando il pieno potenziale di questo 12 cilindri, di colpo la strada ti sembra molto più stretta. È la sensazione un po' come quando Han Solo faceva il salto a velocità luce sul Millennium Falcon. Adoro questo 12 cilindri, così come adoro questo cambio a frizione singola a 7 rapporti. Perché rende l'esperienza di guida ancora più brusca e selvaggia. Lamborghini ha dichiarato che in modalità corsa questo cambio impiega appena 50 millisecondi per cambiare marcia. In questo momento mi sento come un bambino alla vigilia di Natale. Pensare che la Aventador ha compiuto 11 anni, uscita di produzione da poco, perché adesso Lamborghini sta sfornando le ultime, scusate il gioco di parole, e poi basta, si chiude questo meraviglioso capitolo. E non era sempre più forzatamente elettrificata? Macchine come la Aventador in confronto sembrano dei dinosauri. All'epoca i dinosauri furono estinti a causa di un asteroide, penso che la conoscete la storia. E oggi l'Aventador è una macchina in via di estinzione. E sapete qual è il nostro asteroide moderno? Il perbenismo. Posso dire in tutta onestà che a me questo perbenismo mi ha veramente stufato. Oggi le case automobilistiche, come appunto Lamborghini, stanno facendo i salti mortali per mantenere in vita il motore 12 cilindri. L'erede dell'Aventador monterà ancora un motore 12 cilindri, però dobbiamo aggiungere un compromesso, e cioè il pacco batterie. Infatti sarà una macchina ibrida. Ben venga se Lamborghini, pur di continuare a produrre un motore così, che suona così. Oh.
deve montare un pacco batterie, però tutto ciò lo trovo ingiusto, perché l'Aventador è una macchina che, volendo, Lamborghini potrebbe continuare a produrre per altri 10 anni e continuerebbe a vendere, perché è una macchina ancora attualissima, divertente, estremamente emozionante. Non ci sono altri prodotti sul mercato come l'Aventador. Però, ragazzi, con il tempo inevitabile, tutto è destinato a cambiare. E quindi in questo momento cerco di godermi a più non posso il canto di questo 12 cilindri. Così come quando vedo per strada una Lamborghini, una Ferrari su 12 cilindri, meglio ancora, me la godo, mi godo quell'istante, me la guardo, me l'ascolto, perché del futuro non lo sappiamo se queste macchine potranno ancora circolare, se rispetteranno determinati standard e leggi stupide. Quindi, ragazzi, godiamocela. Godiamocela finché possiamo noi appassionati. Sono dannatamente emozionato. Lamborghini, mi hai fatto piangere. Le macchine, così come il motore, il cuore pulsante della macchina, hanno un'anima. Non sono solamente un ammasso di componentistiche e di materiali. Tutto ciò nell'insieme creano un cuore, un'anima. Queste sono cose che solamente un appassionato può capire. Oggi non è proprio la giornata di sole che speravo, ma dove posso firmare per guidare un Aventador Ultime Roadster tutti i weekend? Ci siamo spostati dal monte al mare e quindi adesso ci godiamo il V12, direi, a cielo aperto. Il tetto dell'Aventador Roadster si rimuove manualmente ed è composto da due pezzi che sono piuttosto leggeri. Dietro ogni sedile c'è questa leva che bisogna tirare. Proviamo a sganciarlo anche di qua. Perfetto, semplicissimo. Come potete vedere, questi pannelli non pesano veramente niente. Suppongo che anche questi siano in carbonio. Togliere il tetto in realtà è la parte più semplice. Adesso, dove lo mettiamo? Nel baule davanti. Il poco spazio che c'è nell'Aventador lo troviamo qui ed è un problema. In sostanza qui o mettete il tetto o mettete zaini, bagagli, cose varie. Se in passato siete stati campioni di Tetris da divano come il sottoscritto, allora la procedura vi richiederà solo qualche minuto. Una volta completata, la Aventador Roadster si trasforma in un concerto a cielo aperto. Vorrei tanto maledire la persona che ha pensato ad un sistema simile per agganciare il tetto nel baule. Poi ho scalato una marcia. Mi è venuto un mega sorrisone e l'ho perdonato. Guidare l'Aventador Roadster a cielo aperto, ragazzi, è una sensazione indescrivibile. Il motore 12 cilindri è semplicemente poesia e come tale, ragazzi, rimarrà eterno. L'Aventador ha resistito per 11 gloriosi anni, è giunto il momento di mandarla in pensione. Lamborghini, con buona probabilità, sfornerà un altro capolavoro nell'era dei 12 cilindri. Per quanto ancora continueremo a vedere motoroni così in produzione, io so soltanto che Lamborghini, ma non solo, anche Ferrari e tutte le case automobilistiche che attualmente continuano a produrre motori così, hanno l'obbligo morale di combattere e continuare a produrli, a cercare di mantenerli in produzione il più tempo possibile. Ha iniziato a piovigginare, ma non me ne frega un cacchio, mi bagnerò un pochino e allora in questo momento sto godendo come un riccio. Questa macchina è semplicemente violenza allo stato puro. In poche parole, ragazzi, questa macchina vuole essere un gigantesco dito medio nei confronti di tutti coloro che pensano che macchine così sono superflue, non necessarie, fuori luogo, il male assoluto. Eliminando l'Aventador sono sicuro che elimineremo pure l'inquinamento nel mondo. Dopo 11 anni di produzione se ne va nel migliore dei modi. Volete farmi uscire di produzione?
Bene, aggiungo potenza e la rendo ugualmente, dannatamente rumorosa. Adesso sì che sta piovendo tanto. Grazie Lamborghini, grazie per aver creato una macchina così speciale. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e come sempre, grazie per la visione. Ciao!